Ciao a tutti, siamo all'inizio di giugno e ci apprestiamo a fare la cimatura settimanale. Queste piante le ho già cimate almeno 2 volte da quando le ho messe a dimora, ma come vedete hanno una crescita esponenziale. Sarà per via della pollina, per via della pacciamatura, sarà che sono stato fortunato almeno fino adesso, ma hanno una crescita veramente intensa. Guardate, guardate come i getti ascellari nascono velocemente. Questa saranno 10 giorni che non la faccio più. Ad esempio questo è un classico caso di ciò che non va bene, secondo il mio punto di vista. Dalla base mi parte un altro ramo che di fatto è una pianta nuova, con i suoi getti, i suoi fiori. Adesso lo taglieremo e daremo tutta la linfa vitale al ramo principale. Per tagliarla semplicemente, sempre col coltello sterilizzato. Voilà. Vedete? Con un semplice taglio abbiamo dato respiro alla pianta. Adesso finiremo di legarla e andremo avanti anche con le altre. Questa parte che vedete davanti a voi devo ancora passarci. Se invece mi giro, vedete la differenza? Un'altra cosa. Qui potete vedere lo sviluppo della pianta, dei suoi frutti. Questi più in basso sono i primi, hanno una bellissima grandezza. E poi abbiamo il grappolo giovane qui. Ho tagliato l'altro ramo che veniva su, anche se aveva i fiori. Preferisco averne uno solo. Questo c'ha i suoi fiori. L'anno prossimo probabilmente aumenterò ancora la distanza tra le file, da 40 passerò a 50 cm, anche se ho migliorato molto rispetto all'anno scorso che ero a 30 cm. Ecco, vedete? È un attimo, questa è dell'altra pianta, ci arriveremo dopo. Vedete come si ostacolano l'un l'altra? Va bene, non passa l'aria e neanche la luce. Ecco qui, questa parte del lavoro è terminata. Abbiamo sfoltito decisamente tutti i doppi rami. Se il video vi è piaciuto e volete condividerlo, vi ringrazio. Se avete consigli da darmi potete scriverle qua sotto. E vi auguro una buona serata.